Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, come ogni mese, siamo qui con un bel lotto, diciamo, mezzo corposo. Diciamo, c'è roba interessante, mettiamola così. Ovviamente, però, prima di andare a vedere cosa ho acquistato, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jugstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, procediamo con lo spacchettamento. Unboxing. Allora ragazzi, abbiamo un po' di roba da tirar fuori. E sì, ci sono una quintalata di common. Armiamoci di pazienza e di un paio di forbici abbastanza affilate e proviamo a tirar fuori tutto. Bene, sono riuscito ad aprirlo. Tiriamo fuori tutta la carta che c'è dentro. Allora, qua dovrebbero esserci le cose un filo più interessanti. Oh mio Dio. Adesso darò un attimo un'occhiata a tutta questa merda e vediamo se c'è qualcosa di interessante da farvi vedere. Bene ragazzi, ho tirato fuori un po' di roba interessante che stavano lì in mezzo. Niente roba incredibile, però comunque cartine carine, eh. Abbiamo un po' di virus, macrocosmo, pilota e gamma. Ragazzi, ne ho trovati una quintalata. Il problema è che gamma è uno, quindi sono totalmente inutilizzabili. Roba da TOC, come la giara, poi vabbè, scontro mentale. Un po' di roba per i formati, che possono essere, boh, Edison o GOT. Un polvere, questa che è arrivata un po' tardi. Questi che sono per me, perché non ce li avevo. Molte fusioni miracolo per Hiro. Molti, un eroe sopravvive per Hiro. Molti Hiro monteremo. E poi nel secondo mucchietto abbiamo, boh, altri gamma, carte a caso LCG e IW, sintonizzare per sincro, un paio di proibizioni, fango drago delle paludi, F0, quindi tireremo un sacco di draco utopico, tanti pistoleri e giocheremo tanti zombie, molti zombie, altri F0 per drago utopico, altri sintonizzare per sincro e boh, carte a caso. Ragazzi, vi giuro, mi stava venendo un crampo a sfogliare carte prima. Bene, adesso andiamo alle cose un pochino più interessanti che stanno all'interno di questi fogli. Allora, andiamo col primo foglio e abbiamo compressione nucleo, mondo zombie che è carino, non so quante copie ce ne stanno, se una o due. No, una e una. Cartella consonanza, perfetto, dovremmo tirare fuori tutto. Allora, compressione nucleo e antichità rovine A. Totalmente inutile. Secondo slot, mondo zombie, reliquario del drago secret carino e carta da consonanza secret, anche questa molto carina. Poi abbiamo prossima generazione, che ok, le abbiamo un po' mischiate. Abbiamo un po' di copie di copre, sì, abbiamo un po' di copie di prossima generazione e rosa ghiacciata. Poi inseguimento un po' qua e un po' di là. La roba costa un boato, tipo 50 centesimi, è roba che non si venderà mai. Cioè anche questi, io che cazzo ci faccio? Io perché compro sta roba? Perché mi faccio dei meno in continuazione? Allora, secondo foglio, e già qua la situazione è totalmente uguale. Abbiamo qua un po' di Jinzo senza nome, perché la Konami non sa effettivamente stampare le proprie carte. Poi abbiamo dei Metalfosi vaporizzatore e roba fluffal, artista mitico mago celestiale. Poi servitore dell'anima, che anche queste non costano pochissimo. Non ricordo male, dovrebbero stare sui 15 euro l'uno, una roba del genere. Poi andando avanti abbiamo spazio del caos, super. La terreno del mazzo più inutile del mondo e il sigillo di Orichalcos. Poi abbiamo rinascita del drago, sacrificio del braccio sinistro e eredità del drago. Vabbè, roba inutile. Oh, no, non è un playset di Regno Toon, sfortunatamente. Vanno dei fumetti. E segna libro Tuna. Il problema è che queste cose colorate costano e saranno impossibili da vendere. Poi ondata cubi, altre carte senza nome, di cui un lava golem. E quello, diciamo, è l'unica carta interessante per adesso. Poi abbiamo circolo del mago e rabbia occhi blu di sto cazzo. C'è anche la macchina fotografica, si rifiuta di mettere a fuoco sta roba. Allora, andiamo avanti. Abbiamo altra palta. Poi vediamo se salviamo la situazione con... Ehi, no, cose totalmente inutili. Alchimista del magistero? No, niente. Non vedo carte che possano superare l'euro. Altra roba inutile. Fuori da qua. Ah, bello, muro di ferro imperiale ultra. Che te dirò, questo me lo tengo da parte per me. Poi un paio di esplosioni indotta. E vabbè, ragazzi, questa roba nessuno la vuole vedere. Poi passiamo oltre. Abbiamo i maghi neri. Questa cazzo di carta costa 10 euro, invendibile. Anima dei maghi, 15 euro, invendibile.
No, vabbè, anime dei maghi, però i maghi neri no. Altra, anime dei maghi e selvaggio calibro spada. Che sto coso è risalito. What? Tipo sta sui 20 euro? Può essere? Una roba del genere. Poi abbiamo un'altra carta dei maghi neri, la terza. E poi Arcivone Drago Rosso, Luce Sfregio. Visto che qua sembrano tutte monocopie, ve le faccio vedere così, senza che tiro fuori tutto. Abbiamo Cyber Colpo Leader Pia, che sta tipo una ventina. Altri tre, i maghi neri. Spolverino Secret, che non è male, e anche quello uno. Poi di qua abbiamo una palla di Ra, a caso. Il creatore del caso da Tocco, ovviamente. E tre, l'illusionista apprendista. Passiamo oltre, e buttiamo queste da qualche parte. Abbiamo Drolin 2 per Ultra e Renault degli Infernobili. Poi qua abbiamo altre cose interessanti, che possono essere questo giudizio solenne secret, non in 1 per, ma in ben 2 per. Peccato che non c'è un bel playset, però vabbè, sti cazzi. Poi abbiamo, beh, quello gold per i poveri, perché ovviamente la roba costa. No, non è vero, costa il giusto. Questo che dovrà sostituire temporaneamente quello mio che è stato rubato, anche se è di un set differente, perché il mio era da pack, porca troia. E poi, sì, satellite sincro, Ghost Ogre, altri satelliti sincro, altri convertitori rottami. Ragazzi, questa è palta. È palta che costa, ma non si vende. Andiamo con gli ultimi due, sperando di trovare qualcos'altro di buono. E abbiamo, abbiamo un po' di roba gold, tra cui cucina e bucato. Cucina costa troppo per quello che fa, perché fa il bucato. No, che cazzo... Ragazzi, sto partendo. Poi abbiamo altra roba gold totalmente inutile. Abbiamo playset di Sunrise. Carino, che anche questo dovrebbe stare a qualcosa, perché è da Red 6. Abbiamo 4 mago gaga. Poi un cannone ferroviario e un Jinzo stratificato, di belli e costosi. Poi abbiamo questi altri maghi gaga, perché non possiamo privarcene. Altri guerriero satellite, mago artista amico e altra roba di merda. Andiamo con l'ultimo, sperando di avere qualche altra gioia e non avere solo palta. E vediamo. Abbiamo, queste che non sono per nulla male. Questo drago fotonico occhi galattici e drago riverbero occhi galattici, soprattutto perché sono secret. Questo è messo relativamente bene, non è perfetto, però ci posso stare. Vorrei mettergli una bustina, altrimenti mi si rovina. Poi abbiamo roba Blue Eyes, visto che al Nazio non ho preso abbastanza. Poi Neos l'onesto e l'elementale. Due super espresso. È un S Forza che è come Warrock, ma è fatto coi pupi. Uno Slifer Gold, proprio perché la Konami ha voluto ristampare il multipack tre volte, rovinando quello che poteva essere un set incredibile. E poi penso che le ultime carte siano tanta palta. Sì, è tanta palta. Vabbè, è andata. E va bene ragazzi, dai, non c'è andata male. La roba è abbastanza interessante. Adesso vediamo cosa mi arriverà prossimamente. Spero qualcosa di veramente grosso, perché questi sono tutti lotti medi. Però ci starebbe quella roba con un po' di ghost, un po' di colletto. Ma vabbè, saremo a vedere. Detto questo ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento se vi serve qualcosa. Nel caso ci sentiamo su Instagram. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!